il giocatore del Frosinone batte la con il destro e il tiro rete, spiazzato Benet, ha pareggiato il Napoli con Matteo Politano, minuto 24. Dal limite, un'attenzione di Lorenzo che va via Mazzitelli, di Lorenzo pallone in mezzo, Osimhen, onda anomala, forza 9. Victor Osimhen, onda anomala, forza 9 per il 3-1 del Napoli. Il Napoli conduce per 3-1, siamo al 34esimo, VAR permettendo, la linea può tornare a destra. Eccoci qua ragazzi, belli siete. Quanto ci sei mancata, Serie A, e ritorni col botto per eccellenza. Osimhen è una gioia per gli occhi. Osimhen potrebbe benissimo essere una poesia di Leopardi. Lo sapevo come andava a finire. E anche quest'anno si abbatte l'ira di Osimhen. Cambia il maestro, ma la musica è sempre la stessa. Io ho visto un Napoli come l'ho lasciato alla fine del campionato che ha vinto. Strepitoso, ragazzi, lasciatemelo dire, strepitoso. 3-1, tutti a casa, così meglio. Sei una gioia per il calcio. Uno dei tre attaccanti più forti del mondo. Cose belle Napoli, ragazzi, un Osimhen padrone. E mancava anche Varaschelia. Napoli nettamente superiore da campione d'Italia, giusto che sia. Ha passeggiato a Frosinone, anche se il Frosinone ha giocato la sua partita, però... Questo Napoli per me vince lo scudetto, sono i più forti. Il Napoli, ragazzi, ha acquisito questa mentalità di pressing anche sull'1-1, sul 2-1, continua sempre ad attaccare. Quindi mentalità, convinzione. È iniziata la Serie A e inizia col botto per i campioni d'Italia. Osimhen doppietta, ma di che sta a parlare, raga? Osimhen è troppo forte, c'è un cazzo da fare. Osimhen per me è un fenomeno, un attaccante fenomenale. Doppietta dell'instancabile, insaziabile Victor Osimhen, che è ritornato a bomba. Due considerazioni da fare subito, le voglio fare subito, immediatamente. La prima, il Napoli è campione d'Italia. Qua è finito un campionato, oggi ne iniziamo un altro, però il Napoli sa fare solo quello, vincere, convincere, far 3 gol a partita, doppietta di Osimhen. È colpa mia, che non è che dico le stesse cose, fanno le stesse cose, le vedo e ve le dico. Ai giocatori che trascinano. Vittoria ampiamente meritata per gli azzurri di Rudy Garcia. Il ciuccio perde il pelo, ma non il vizio. E infatti il Napoli riparte benissimo, esattamente da quello che aveva lasciato la scorsa stagione. Quindi insomma la squadra non era ancora al completo, eppure secondo me ha fatto tanto tanto bene. Quindi faccio i grandi complimenti al Napoli. Ma il Napoli è, come dicevo, come sapevamo, è forte.